Salute e sociale sono due degli item più importanti che il ministro Speranza ha posto al centro della sua agenda sin dal momento del suo insediamento e li ha somministrati al sistema sanitario nazionale attraverso diverse iniziative. Il Covid ha creato tanto disagio, ovviamente rallentando e in alcuni casi stoppando questo processo di evoluzione. Il PNR oggi consentirà, attraverso le accelerazioni che rende necessarie, la ripresa di certe riflessioni. È evidente che la misura più importante del PNR per quanto riguarda la sanità punta l'attenzione verso il territorio, all'interno del quale, come diciamo da qualche tempo, anche prima che ci fosse il Covid a scombinare i nostri piani qui in Puglia, il territorio è al centro della nostra attenzione e all'interno del territorio noi consideriamo la presenza del medico di medicina generale, del farmacista, che sono i due professionisti più prossimi al cittadino che ha bisogno di assistenza, ovvero anche solo di un confronto di tipo sanitario. Insieme con loro sul territorio operano gli specialisti ambulatoriali, operano le strutture che erogano prestazioni in regime sociosanitario. Sono tutte componenti che aiuteranno a servire il cittadino sul territorio in modo prossimo, in modo tempestivo, per evitare che il cittadino arrivi inutilmente o poco utilmente negli ospedali, ai quali vogliamo dare un ruolo, che è quello di curare l'acuzie, di curare la cronicità non altrimenti gestibile sul territorio. Sono questi gli elementi fondamentali sulla base dei quali stiamo utilizzando le opportunità che il PNR ci ha di fatto fornito. La tecnologia è il collante, la tecnologia è un metodo attraverso il quale il cittadino e il sistema sanitario possono incontrarsi più velocemente, più agevolmente, per cui è un modello organizzativo quello che il PNR in qualche modo ci suggerisce di adottare, che non può prescindere dalla tecnologia, non può prescindere dalla teleassistenza, che è una delle azioni che il sistema sanitario ha posto al centro della sua agenda già prima del Covid. Oggi rende necessario l'implementazione di questi modelli organizzativi in modo molto più celere, in modo molto più completo, poiché il Covid ha dimostrato che davvero il territorio e il cittadino sono distanti, per cui il modello organizzativo che include un sistema informatico, un modello tecnologico di contatto, è sicuramente un modello più evoluto.